Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Oggi siamo in compagnia di Teclast X98 Air 3G, la versione Dual OS modello ID C9J8, quindi il modello che ha già preinstallato sia Windows che Android senza dover andare a smanettare con firmware, dual boot, tutte queste cose qua. Per chi quindi non è pratico come me, conviene acquistare questo modello. Ricordo che lo potrete acquistare su ibuygo.com in garanzia cinese, quindi un anno garanzia cinese dovrete pagare per spedire a loro nel caso in cui abbiate problemi, oppure da Brenovia qualche euro in più con garanzia Italia, quindi sarà Brenovia a prendersi cura del vostro prodotto nel caso in cui abbiate qualche tipo di problema. Quindi vedete un po' voi cosa conviene fare. Ma andiamo subito a vedere come si comporta questo dispositivo, quindi andiamo ad accendere il nostro dispositivo. Accendendolo ci chiederà quale, esattamente questa schermata, quale sistema operativo attivare, quindi Android o Windows. Io partirei con Android in modo da testare questo tablet subito sul come funziona con Android. Partiamo dal presupposto che ha caratteristiche veramente molto interessanti questo dispositivo, quindi per un prezzo di circa 230 euro avremo un dispositivo veramente molto 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 interessante. Io mi ci sto trovando veramente benissimo. Abbiamo quindi un dispositivo con uno schermo da 9.7 pollici con risoluzione 2048x1536 ed è un display retina, quindi veramente un display impressionante, si comporta infatti veramente benissimo. Abbiamo 32 giga di capacità di hard disk, che però è smezzato sia tra Android e Windows, quindi questa è un po' la limitazione, ma non tanto per Android quanto per Windows, quindi ne parleremo poi dopo di questo. Abbiamo il 3G, quindi connettività HSDPA+, senza nessun tipo di problema, Windows 8.1 attivo, quindi funzionante al 100% e non craccato, e Android KitKat 4.4 che funziona benissimo. Abbiamo 2 GB di RAM, un processore Intel Beytrail TZ3736F quad-core da 2.16 GHz e come GPU una Intel HD Graphics, che devo dire si comporta veramente molto bene, espandibile con micro SD fino a 64 GB, fotocamera posteriore da 5 megapixel veramente ridicola, fotocamera frontale da 2 megapixel ancora più ridicola, quindi non comprate questo dispositivo se volete andare in giro a fare i cinesi a far foto, quindi ovviamente scherzo, però la fotocamera di questo dispositivo sicuramente non è all'altezza di un iPad, per esempio. Abbiamo il GPS, abbiamo il Bluetooth, che funziona anche molto bene, il Wi-Fi funziona molto molto bene. Abbiamo una batteria da 8500 mAh che ci permette praticamente di utilizzarlo in una giornata tranquillamente. Adesso mi stanno arrivando 200.000 notifiche su questo tablet, perché erano circa 2 giorni che non l'attivavo sulla versione Android, perché io lo utilizzo praticamente solo con Windows. Scusate per queste 1000 notifiche. Andiamo subito a testare lo schermo di questo dispositivo, quindi apriamo la nostra galleria e andiamo a vedere con le nostre immagini, solite immagini di test, come si comporta. Luminosità è già al massimo, quindi apriamo i nostri neri, abbiamo dei neri che sono praticamente perfetti, non abbiamo come sui tablet cinesi di solito un effetto specchiato, ma abbiamo un buonissimo nero. Anche i bianchi sono resi praticamente perfetti, quindi avremo praticamente un buonissimo contrasto nero e bianco per la navigazione in internet. I colori, ecco qua, abbiamo in stile iPhone dei colori molto belli, iPhone fino al 5, 5S, diciamo, perché col 6 invece si sono rivalutati molto, perché la luminosità, diciamo, è buona ma non è altissima, i colori sono molto naturali, molto belli, però non sono vivacissimi per il semplice fatto che abbiamo una luminosità non troppo alta per questo dispositivo Android, però come vedete sono comunque resi veramente molto bene, non si ha nessun tipo di problema su questo dispositivo anche a livello di schermo, che è veramente un ottimo dispositivo. Per quanto riguarda il browser stock, ecco qua, fa abbastanza pena il browser proprietario di Teclast. Andiamo subito a vedere come si comporta. A caricare, adesso siamo col Wi-Fi e devo dire che il Wi-Fi in casa mia
dato che siamo passati a Fastweb è veramente potentissimo, carica molto veloce, si riesce per carità a navigare molto bene, però spesso abbiamo, soprattutto sullo zoom in zoom out, dei lag, e poi a volte crasha il nostro browser quando andiamo a compiere azioni molto pesanti. Il doppio tap funziona, però anche qua è molto lento. Ci stanno arrivando milioni di notifiche, ragazzi, scusate. Però devo dire che alla fine si riesce ad utilizzare abbastanza bene, non mi fa impazzire come browser, preferisco molto di più utilizzare Chrome, che si comporta molto meglio, sia anche a livello di zoom in zoom out, doppio tap, è molto reattivo perché comunque il processore che monta questo tablet è veramente potentissimo, quindi nulla da dire su questo tablet a livello di processore. Diciamo che il browser stock non è dei migliori, quindi secondo me conviene scaricarci un bel Chrome che si comporta meglio. Per quanto riguarda la fotocamera, prendiamo la nostra classica Oliva del Mi Band e andiamo a scattare una foto con la nostra fotocamera. E devo dire che la fotocamera frontale, allora, è molto scattosa, però le foto che scatta effettivamente non sono malacce, soprattutto per una videochiamata su Skype, dato che alla fine io il motivo per cui utilizzo dispositivi tablet è per quello, Skype o comunque navigare in internet eccetera eccetera, devo dire che si comporta abbastanza bene. Ecco, adesso abbiamo, ok, cambiamo la fotocamera, andiamo sulla fotocamera frontale, andiamo a cercare il nostro Oliva. Devo dire che la messa a fuoco è lentissima e fa abbastanza pena, vedete, fa molta fatica a mettere a fuoco. Non riesce a mettere a fuoco, quindi proviamo con qualcosa di più grande, magari ce la fa. Vedete, fa molta fatica a mettere a fuoco e la foto scattata fa abbastanza pena, cioè se andiamo a vedere la scritta su cui avevo detto di mettere a fuoco non si legge praticamente nulla, quindi diciamo che sotto questo punto di vista fotocamera io eviterei di acquistare questo tablet perché è veramente abbastanza scarsetto. Un'altra cosa che ho notato è che allora andiamo a ruotare lo schermo se riusciamo. Ok raga, abbiamo impallato tutto, mi sa. Boh, non si gira più lo schermo, buono sapersi. Comunque andiamo a eliminare le 1000 notifiche che ci sono arrivate. Che altro dire, andiamo a testarlo con il gaming. Andiamo ad aprire il nostro Real Racing 3. Vi dico subito che questo tablet ha anche la parte telefonica, quindi se volete andare ad effettuare chiamate con il tablet potrete tranquillamente farlo, ovviamente tenendo inserita nel nostro tablet una SIM, cosa che io ho provato a fare e funziona molto bene. Sembreremo un po' dei babbi a usare un tablet come telefono, a meno che utilizziamo delle cuffiette, però sinceramente non è questa l'utilità secondo me del tablet. Andiamo a vedere Real Racing come si comporta. Devo dire che è un po' altalenante, l'ho testato molto. Lo schermo è bellissimo, essendo in 4 terzi però ci taglia gli specchietti e questa è un po' la pecca di questo tablet. Devo dire che quando abbiamo la batteria circa il 10% su Android i giochi non vanno, fai partire un gioco, si crasha come poco. Ho sbagliato, ho schiacciato il pulsante per spegnerlo, vedete. Riprendi, ok. Si blocca sulla schermata, inizia a fare e devi spegnere forzatamente il dispositivo. Mentre quando abbiamo la batteria carica, come in questo caso, abbiamo una fluidità eccellente, veramente altissima, uno schermo bellissimo per giocare, quindi veramente un'esperienza gaming altissima e come potete vedere non c'è nessun tipo di lag, veramente impressionante. Abbiamo comunque un hardware potentissimo per un tablet Android, quindi anche la giocabilità su questo tablet, come potete vedere, è veramente ottima. L'audio è buono, non scalda. Una cosa che devo dire è che giocando a Real Racing 3 abbastanza non mi è mai partito il tablet lanciandolo perché inizia a sostionare, cosa che succede ultimamente con molti dispositivi, quindi veramente un buon tablet anche per il gaming. L'ho testato con Real Racing 3, l'ho testato con altri giochi e devo dire ha sempre funzionato alla perfezione. Casse, già che abbiamo parlato di casse, andiamo a prendere una canzone qualsiasi. Anzi no, le casse tanto sono le medesime, le testeremo con Windows, che così andiamo a prendere Spotify direttamente e testiamo le casse con Windows. Più che altro perché non so se qua, non avendo Spotify qua dentro, vediamo un po' se c'è musica, dov'è musica.
Musica. Vediamo se ho... Ah, ok, cioè, ci sono delle canzoni dentro, quindi possiamo andare a testare quale prendiamo, quale prendiamo. Questa. Facciamo partire la canzone al massimo e vediamo le casse. Devo dire che non sono potentissime come casse. Abbiamo due casse stereo che però si comportano abbastanza male, quindi sicuramente non sono il forte di questo tablet. Per carità, se dobbiamo sentire un film, cioè vedere un film o qualcosa, vanno più che bene, si sente molto bene. Però a livello di potenza in uscita non sono il massimo. Se noi da Android vogliamo passare al nostro amato Windows, non ci basterà fare che spegnere il nostro tablet, attendere che si spenga il nostro tablet e poi riaccenderlo tranquillamente pigiando il nostro pulsante. Dovrebbe arrivare a chiederci quale sistema operativo attivare, esattamente questa schermata. Quindi selezioniamo Windows, tocchiamo il pulsantino lì e partirà il nostro Windows. Attendiamo che si accenda. Purtroppo quando si passa da un sistema operativo all'altro è un po' più lento. Se invece noi da Windows riattiviamo Windows, è rapidissimo nel caricamento, quindi veramente un buonissimo tablet secondo me per il prezzo che costa. Una nota negativa la dico subito, oltre alla fotocamera, è il jack per le cuffie. Ho notato che se utilizziamo delle cuffie che hanno il microfono integrato, se lo inseriamo tutto nella parte musicale va più che bene, nella parte invece vocale, quindi quando c'è qualcuno che parla, non si capirà nulla, si sentirà tutto sbiascicato, disturbato, e l'unico modo per risolvere questo problema è o non inserire completamente le cuffie, quindi estrarre leggermente dal jack e tenere leggermente fuori, allora si sentirà benissimo, cosa che utilizzo io, oppure utilizzare delle cuffie che non hanno il microfono integrato, oppure utilizzare un adattatore, quindi senza microfono, che a cui poi attaccheremo le nostre cuffie con microfono, e in quel caso non si avrà nessun tipo di problema a livello di audio in uscita della parte parlata. Questo è il nostro Windows completo, quindi potremo godere a pieno di tutto ciò che potete godere su un computer con Windows 8.1 normale. Attivo, quindi non abbiamo problemi di crack o altre cose, funziona benissimo, come potete vedere non ha nessun tipo di lag, possiamo attaccare la tastiera, cosa che io ho fatto col Bluetooth, e anche il mouse col Bluetooth, e utilizzarlo praticamente come schermo. Io l'ho utilizzato parecchio, l'ho utilizzato in università per prendere appunti in questi giorni, e devo dire che si comporta veramente benissimo. Ho installato Office, sto utilizzando Word tranquillamente, è praticamente utilizzare un computer che ha uno schermo da 9.7 pollici, uno schermo veramente definito. Abbiamo poi le classiche impostazioni. Vi faccio vedere che Windows è attivo e quindi funziona più che bene. Vedete PC e dispositivi, se no ci sarebbe attiva Windows. Ve lo faccio vedere anche da qua che il nostro PC è attivo, quindi andando ad acquistare questo dispositivo, vedete Windows è attivato, numero di serie, bla bla bla, quindi nessun tipo di problema con Windows. Avrete Windows completo senza il problema di attivazione o di crack illegali, quindi tutto nella norma, veramente si comporta molto molto bene. Potremo andare ad installarci sopra qualsiasi tipo di applicazione che potete installare sul vostro su qualsiasi computer con Windows. Diciamo che la pecca di questo dispositivo in realtà è la memoria, in quanto disponibile abbiamo 14.2 GB che vengono praticamente riempiti completamente con le applicazioni di sistema e con quelle poche applicazioni che potremo metterci su. Si può ovviare a questo problema inserendo una micro SD fino a 64 GB, e quindi potremo andare a installare le applicazioni, e con una guida che faremo sul nostro sito, anche le applicazioni del market di Windows direttamente sulla micro SD, quindi senza andare a occupare spazio nel nostro tablet. Diciamo che alla fine questo problema di memoria un po' si può ovviare in questo modo. Devo dire che mi sto trovando veramente molto molto bene, lo sto utilizzando a livello universitario. Diciamo che questo è il tablet con Windows che io sto cercando. Per me il Surface è un computer, in quanto portarlo in giro è scomodissimo, abbiamo un dispositivo molto grande, molto pesante e molto spesso da tenere con una mano, per esempio, praticamente impossibile un Surface. In questo caso abbiamo un tablet che è un tablet, per rendervi l'idea è praticamente un iPad Air, si
sicuramente tutti avrete visto un iPad Air con Windows, quindi possiamo godere a pieno di tutto ciò che ci offre Windows. Possiamo anche utilizzare le modalità verticale oltre che orizzontale, possiamo fare veramente qualsiasi tipo di cosa che si fa con Windows, e in più abbiamo anche la possibilità di avere un Android e quindi di poter sfruttare applicazioni Android o la parte telefonica su Android. E questa è un po' la comodità di questo tablet, devo dire che è il motivo un po' per cui io ho acquistato questo tablet. Su Windows ho provato a fare editing video e a provare a fare gaming abbastanza pesante. Io non sono un appassionato di gaming, mio fratello sì, quindi ho testato con dei giochi scaricati da lui su Steam, ho provato a installarli. Devo dire che i giochi funzionano, però laggano di brutto fino a che... giochi pesanti parlo, fino a che non si spegnerà il dispositivo, perché si scalderà a tal punto e non avendo ventole l'unico modo per raffreddarsi è spegnersi e rimanere spento finché non si raffredda. Stessa cosa con l'editing, ho provato a fare un po' di editing video, ho installato il programma, funzionava bene il programma, una volta che faccio partire l'editing praticamente si spegne perché non riesce a gestire processi troppo pesanti non avendo una ventola. Se si scalda troppo questo dispositivo e non avendo un modo per raffreddarsi, l'unico modo è quello di spegnersi e aspettare che si raffreddi in maniera naturale. Quindi questa è un po' la limitazione di questo tablet, ma per quanto possa io usare un tablet, devo dire che un tablet lo utilizzo più che altro per un aspetto lavorativo, del scrivere, rispondere a mail, visualizzare file, esportare PDF, stampare, quindi cose che con questo tablet riesco a fare tranquillamente. Se devo ovviamente fare gaming o editing video, allora acquisterò un dispositivo di un altro calibro. Per l'utilizzo che ne faccio io è veramente comodissimo, anche sotto la luce del sole si vede molto bene, la luminosità dello schermo è molto buona, questo è il massimo e questo è il minimo, quindi si riesce praticamente a utilizzare tranquillamente questo dispositivo sia sotto la luce del sole che al buio totale. Penso di aver detto tutto riguardo a questo dispositivo, a noi è piaciuto moltissimo, tanto che lo terrò e lo utilizzerò moltissimo. Ho acquistato la tastiera di cui ho fatto già la recensione e non so se è già uscita o uscirà dopo questo video, quindi andate a vedervi anche quella recensione per capire che tipo di tastiera ho utilizzato con questo tablet. Ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hi-Tech.